Gli aerei, si sa, inquinano moltissimo, ma adesso è arrivata la pavimentazione antismog a Malpensa. Andiamo a sentire di che cosa si tratta. Il Coverlight, quello che oggi presentiamo, è una pavimentazione fotocatalitica. L'aspetto della fotocatalisi è simile alla fotosintesi clorofilliana e con la luce solare induce una reazione chimica negli ossidi inquinanti presenti nell'ambiente, quali quelli del carbonio, dell'azoto, eccetera, ad accoppiarsi con dei metalli che diventano dei sali, si trasformano in sali che sono totalmente innocui alla salute. Al massimo si arriva al 10% in meno di inquinamento medio. È un risultato, badate, eccezionale, perché in questo momento avere una misura che ti abbatte del 10% è veramente una cosa molto significativa. Dopodiché non basta, è certo che non basta. Dobbiamo ridurre il traffico, dobbiamo ridurre l'inquinamento dei veicoli e degli aerei in maniera tale da averne ancora meno. È stata scelta Malpensa perché su Malpensa sono in corso importanti investimenti sul sedime aeroportuale. Questa sperimentazione riguarda un'area di 18.000 metri quadrati, ma visti i risultati assolutamente lusinghieri della sperimentazione, che ha portato ad un abbattimento del 9% dell'inquinamento, abbiamo ritenuto opportuno estendere questa iniziativa anche ad aree più vaste. Abbiamo in corso una gara per la scelta del contraente che dovrà ampliare il piazzale degli aeromobili cargo su una superficie che si estenderà intorno ai 180.000 metri quadrati. Abbiamo posto proprio come parametro essenziale di riferimento per la scelta del contraente proprio quello di utilizzare questa nuova tecnologia che permette un sensibile miglioramento, una sensibile riduzione degli inquinamenti. Sarà una proposta anche per il Comune di Milano di utilizzare questo tipo di pavimentazione, magari in alcune zone in particolare? Speriamo bene, cioè se un prodotto dimostra la sua efficacia, in questo caso fare bene le strade, farle in maniera diversa da come sono state costruite fino adesso, e l'economia di scala, cioè il fatto che lo facciano tutti, fa abbassare i prezzi di queste applicazioni, speriamo davvero che tutto ciò si traduca in un miglioramento della nostra qualità della vita.